A Como, Inarcassa, Eppi e Cipag hanno fatto il punto dopo un anno e mezzo di lavoro assieme. Un'alleanza tra cassa di architetti e ingegneri, periti industriali e geometri, che in tempi non proprio floridi per i professionisti, serve a gestire attività sovrapponibili in modo da poterle svolgere meglio e a costi più bassi. La prima cosa che abbiamo fatto è esaminare chi eravamo. Quindi abbiamo dato a disposizione tra tutti noi quelli che erano i nostri dati, il costo del personale, come fornivamo i servizi, come intendevamo anche procedere e sviluppare le nostre attività. Il primo obiettivo che ci siamo prefissi è il risparmio. Oggi è una cosa importante, le professioni hanno grossi problemi proprio per la propria crescita e per il proprio lavoro, e il primo obiettivo che ci siamo prefissi era vediamo se possiamo assieme risparmiare per creare delle opportunità maggiori per la previdenza. Cosa avete fatto concretamente? Concretamente abbiamo, quello che ho detto, fatto questo, esaminato tutto, abbiamo visto che c'era qualcuno che di noi che era più bravo in alcune cose e meno bravo in altre. Primo lavoro, tutti abbiamo un ufficio legale e qual è stato il primo obiettivo? Mettere a fattore comune tutta la conoscenza. Credo mettere in rete tutte le informazioni in materia previdenziale di lavoro di cui uno veniva a conoscenza e istantaneamente ne dava l'opportunità di conoscenza a tutti gli altri. Evitare la duplicazione delle cose, primo obiettivo. Secondo obiettivo è stato valutiamo assieme come ci comportiamo nei confronti delle amministrazioni pubbliche per dare le nostre regolarità contributive. Abbiamo individuato in 100 euro il limite al di sotto del quale noi potevamo certificare tutti la regolarità contributiva, mettevamo tutti i nostri professionisti nelle stesse condizioni. Abbiamo lavorato anche su altre attività, ad esempio su come procedere ad incassare i contributi. Abbiamo visto che c'è chi utilizza l'F24, che ci come noi utilizza il MAVE, abbiamo visto che magari in uno sviluppo futuro anche noi potremmo utilizzare l'F24. Stiamo esaminando adesso i problemi delle polizze in materia sanitaria. Noi abbiamo una polizza che assicura maggiori prestazioni a favore dei nostri associati, le altre casse un po' meno, vediamo se possiamo fare un pacchetto unico in modo tale da migliorare le opportunità. Presidente Amadasi, la cassa dei geometri insieme alle casse dei architetti e ingegneri e per gli industriali ha già attivato alcune concrete iniziative per migliorare i servizi offerti ai propri iscritti. Ne abbiamo parlato poco fa con il presidente Paolo Amoratorio, però so che ci sono prospettive interessanti anche per il futuro. Brevemente, ci puoi descrivere cosa avete in mente? Ma guardi, le prospettive più importanti riguardano il settore della previdenza, una valutazione se estendere quella che è la previdenza complementare che ha già realizzato la Cassa Geometri anche ai professionisti delle altre casse, e questo è un tema importante che affronteremo l'anno prossimo, ed è un tema che credo anche alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno tolto la possibilità per i fondi assicurativi di avere la detrazione fiscale avrà e coglierà molto interesse da parte dei professionisti. Altro tema importante è quello di arrivare a un sistema di welfare nel settore sanitario condiviso tra tutte le professioni. Ci stiamo lavorando insieme, superare l'attuale situazione di EMAPI e andare verso una struttura che sia più ampia e che comprenda tutte le casse. Presidente Bendinelli, per la prima volta le casse di previdenza dei professionisti, di tre casse di previdenza, hanno deciso di andare oltre quelli che sono i loro compiti istituzionali e impiegare una parte dei loro patrimoni per dare dei servizi innovativi anche ai propri iscritti. Siamo in un momento in cui il mercato del lavoro soffre tantissimo, in cui ci sono problemi, pensiamo alla gestione del federalismo demaniale, e in quest'ottica state entrando in modo innovativo al servizio della professione. Ci può descrivere brevemente qual è il vostro progetto? Ma il progetto è semplice, mi sembrava che stamattina ne avessimo affrontate diverse tematiche. Il primo processo è quello di cercare di non solo fare il connubio previdenza-lavoro, cioè lavoro-previdenza, il secondo è quello di mettere in campo quelle che sono le nostre risorse da un punto di vista di investimento a favore dei professionisti.
La Fondazione Patrimonio Comune, che non è altro che il bacio operativo dell'ANCI, fa sì che organizzi degli incontri a livello territoriale in modo da far sensibilizzare i comuni all'acquisizione del patrimonio pubblico. È un'acquisizione che viene data a titolo gratuito e al momento in cui loro avranno l'opportunità di poter usufruire di questi beni, metterli in produzione. L'aspetto del professionista è che deve naturalmente, siccome il censimento di questi immobili però i comuni non ce l'hanno, allora il professionista interverrà in prima istanza per fare il primo censimento. La seconda fase è quella di fare un progetto di riqualificazione degli immobili per renderli produttivi e il terzo sarebbe quello di dismettere questo patrimonio a favore della pubblica amministrazione, quindi a favore sia dei comuni che dello Stato. Il professionista è coinvolto in tutto questo processo. Non solo, ma se qualora ci fosse la necessità di poter investire, sempre che la Cassa Depositi e Prestiti naturalmente devolve una certa quantità di denari per questo processo, ma se qualora ci fosse la necessità di far investire anche le stesse casse, a favore naturalmente non solo della collettività, quindi a favore dello Stato italiano, a favore dei professionisti, le casse sono disposte anche a investire. L'importante è che poi alla fine della fiera ci sia un certo rendimento che deve essere dato dall'investimento fatto. Lo scopo nostro non è quello di fare naturalmente, oltre a creare lavoro, è quello di creare naturalmente i presupposti per dare una previdenza ai nostri colleghi alla fine della loro carriera.